di pochi giorni fa l'allarme lanciato in occasione del congresso europeo sull'obesità in corso a Vienna, durante il quale è emerso che i bambini del sud Europa sono i più grassi, mentre i veri seguaci del regime alimentare corretto sono gli svedesi. A rimarcare la dose l'Ufficio Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie Non Trasmissibili dell'OMS, secondo il quale questi bambini mangiano poca frutta e verdura, bevono un sacco di cola e zuccherine e altre bevande dolci, fanno spuntini, consumano troppo sale, zucchero e grassi nel loro cibo e difficilmente si muovono. Ed è proprio l'inattività fisica una delle questioni più significative nei paesi dell'Europa meridionale, compresa l'Italia e in particolare la Calabria, dove il 46,1% degli abitanti risulta obeso. Per evitare che queste percentuali aumentino, bisogna agire finché gli individui sono ancora in giovane età, addirittura in quella prescolare, insegnando loro un corretto stile di vita. Proprio come fa l'iniziativa ludico-motoria Bimbi insegnanti in campo, competenti si diventa, promosso dal MIUR. Oggi ci troviamo tutti numerosissimi e siamo veramente felici per questa 8ª edizione del progetto Bimbi insegnanti in campo, percorso ludico motorio rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia nell'intento di costruire in loro sin da piccolissimi corretti stili di vita. Non solo movimento ma anche alimentazione, immagino. Assolutamente, movimento, alimentazione, ma soprattutto una cosa molto importante, emozione. I nostri bambini, essendo nativi digitali, purtroppo non si emozionano più, non sanno giocare, non trovano l'emozione nel gioco. Noi vorremmo implementare in loro proprio questa sensazione, l'emozione, perché l'emozione è adrenalinica, l'emozione fa crescere, l'emozione ti aiuta a raggiungere corretti stili di vita. Forse bisognerebbe cambiare nelle loro teste l'idea di gioco. Esattamente, ma questo lo dobbiamo fare noi adulti, tutti insieme, la scuola per la sua parte, i genitori per la loro parte, tutte le associazioni educanti esistenti sul territorio dalla loro parte, tutti insieme per avere veramente i nostri buoni cittadini, gli uomini e le donne di domani.